Ciao a tutti, questo di oggi è l'ultimo appuntamento con Favole in videochiamata. Vorrei ringraziare a nome dell'amministrazione tutte le associazioni che hanno ideato questa bellissima iniziativa. Vorrei complimentarmi con i nonni che hanno letto ed interpretato benissimo le storie di Gianni Rodari. E un plauso va anche alle maestre e a tutti gli alunni della scuola primaria Irma Beccaria che hanno svolto dei bellissimi lavori. Ora vi lascio, vi auguro buon divertimento e buona visione con Giacomo di Cristallo. Ciao, ciao, ci vediamo presto! Ciao a tutti bambini! Prima di lasciarvi al racconto di oggi, vi volevo salutare anch'io a nome dell'associazione Pavia che legge. Noi siamo nati a febbraio per candidare la città di Pavia a diventare una città che legge. Volevo anche ringraziare tutte le altre associazioni che hanno collaborato con noi a questo progetto, l'amministrazione comunale e anche le vostre fantastiche maestre che in questi mesi vi hanno aiutato a scoprire il magico mondo di Gianni Rodari. Oggi i nonni vi raccontano l'ultima favola tratta dal libro Favole al telefono. Buon ascolto e buona visione! Ciao bambini! Ciao bambini, io sono Nonna Emilia. Adesso vi leggerò la favola di Giacomo di Cristallo. Una volta, in una città lontana, venne al mondo un bambino trasparente. Attraverso le sue membra si poteva vedere come attraverso l'aria e l'acqua. Era di carne ed ossa e pareva di vetro. E se cadeva, non andava a pezzi, ma al più si faceva sulla fronte un bernoccolo trasparente. Si vedeva il suo cuore battere, si vedevano i suoi pensieri guizzare come pesci colorati nella loro vasca. Una volta per sbaglio, il bambino disse una bugia e subito la gente poté vedere come una palla di fuoco dietro la sua fronte. Gli disse la verità e la palla di fuoco si dissolse. Per tutto il resto della sua vita non disse più bugie. Un'altra volta un amico gli confidò un segreto e subito tutti videro come una palla nera che rotolava senza pace nel suo petto e il segreto non fu più tale. Il bambino crebbe, diventò un giovanotto, poi un uomo. E ognuno poteva leggere nei suoi pensieri e indovinare le sue risposte quando gli facevano una domanda, prima che aprisse bocca. Purtroppo in quel paese salì al governo un feroce dittatore e cominciò un periodo di prepotenze, di ingiustizie e di miseria per il popolo. Chi osava protestare spariva senza lasciar traccia. Chi si ribellava era fucilato. I poveri erano perseguitati, umiliati e offesi in cento modi. La gente taceva e subiva per timore delle conseguenze. Ma Giacomo non poteva tacere. Anche se non apriva bocca, i suoi pensieri parlavano per lui. Egli era trasparente e tutti leggevano dietro la sua fronte i pensieri di sdegno, di condanna per le ingiustizie e le violenze del tiranno. Di nascosto poi la gente si ripeteva i pensieri di Giacomo e prendeva speranza. Il tiranno fece arrestare Giacomo di Cristallo e ordinò di gettarlo nella più buia prigione. Ma allora successe una cosa straordinaria. I muri della cella in cui Giacomo era stato rinchiuso diventarono trasparenti e dopo di loro anche i muri del carcere e infine anche le mura esterne.
La gente che passava accanto alla prigione vedeva Giacomo seduto sul suo sgabello, come se anche la prigione fosse di cristallo, e continuava a leggere i suoi pensieri. Di notte la prigione spandeva intorno una grande luce e il tiranno nel suo palazzo faceva tirare tutte le tende per non vederla, ma non riuscivo ugualmente a dormire. Giacomo di cristallo, anche in catene, era più forte di lui, perché la verità è più forte di qualsiasi cosa, più luminosa del giorno, più terribile di un uragano. Ciao bimbi, da nonna Simona, un saluto e un abbraccio particolare a tutti i bambini della mensa delle scuole elementari di Dorno.